Your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know. I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. Just bite it, it's for the look, I don't light it. Ill way to hammer, you on the hand, stay off late. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha, Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the Prince of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop. In the winter order, summertime. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them, like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Suppongo che questa sia l'intervista delle interviste. Tutto il pubblico di Barletta che ci sta seguendo sempre più affezionatamente, sempre più costantemente, aspettava di poter vedere quelle che sono le prime impressioni del timoniere di questa nave che sicuramente è proiettata verso degli obiettivi straordinari. Marco Cari, mister, allora, come ci troviamo qui in Val di Non? Il tempo a volte ci sorride, altre volte no. Le sue impressioni? Freddo sicuramente tanto. Però abituati a temperature alte ci troviamo bene, si lavora bene, è un bel posto, tranquillo, il tipico posto di una preparazione estiva dove non ci sono grandi distrazioni, dove si lavora molto, dove si fa gruppo, dove si conoscono i giocatori, dove si conosce il pensiero dell'allenatore e quello che vuole dai ragazzi, e quindi direi che abbiamo trovato il posto ideale. Ecco mister, quindi questo mi invita tantissimo a farle la domanda: come si inietta, si instilla in un gruppo tra l'altro così nuovo un pensiero, una filosofia? È vero, probabilmente è la cosa più complicata, no? Perché sul campo bene o male sia loro che io siamo abituati a starci e più o meno le cose da fare le sappiamo. Poi c'è da trasmettere una mentalità, c'è da trasmettere il lavoro che un gruppo deve fare tutto l'anno, c'è da trasmettere gli obiettivi che uno vorrebbe raggiungere, c'è da trasmettere una moralità, no? C'è da far capire che quello che si può ottenere viene ottenuto solo se si ragiona che tutti insieme si può ottenere, altrimenti da soli non si ottiene nulla.
Mister, posso intervenire? Perché queste sono delle risposte straordinarie, però sono, ritengo, abbastanza scontate, quasi ovvie. Perché ad un certo punto, quando c'è una prima donna, quando c'è un giocatore che invece tende a primeggiare o a fare di testa sua, come si seda, uso proprio questo termine, un atteggiamento? Perché magari può essere pure benzina nel motore di una squadra, oppure si deprime questo tipo di atteggiamento? Dipende se l'atteggiamento è positivo, perché benvengano, no, giocatori di grande personalità che possano trasmettere questa mentalità che diciamo, no? Però poi lo devono mettere al servizio della squadra. Se questo non viene fatto, ma c'è poco, cioè non si deve far molto, è la squadra direttamente che lo elimina, insomma, ecco. Mister, naturalmente, parlando di prime donne, parlando di giocatori abituati anche a grandi palcoscenici, adesso ne ha davvero a disposizione alcuni, diciamo alcuni. Cominciamo dalla testa, cominciamo dalla porta. Abbiamo Vincenzo Sicignano, oltre alle altre due scelte c'è questo giocatore che ha anche calcato i palcoscenici di Serie A. Questo penso che anche per lei sia, non diciamo un'emozione, però sia un valore aggiunto. Mi dispiace, ma è una domanda che ti stoppo questa, perché sai come io la penso. Io penso sempre ragionando con il gruppo. Per quanto riguarda i singoli, al di là dei trascorsi che sicuramente possono portare beneficio soprattutto a livello di mentalità, ma il ragionamento è sempre lo stesso, no? Il gruppo è quello che fa la differenza, quindi qualità tecniche sappiamo che abbiamo preso giocatori di importanti qualità tecniche, però parlare dei singoli non mi sembra il caso. Quindi è un po' come se si creasse un mix fra giovani, fra giocatori che sono magari a metà della loro carriera, fra esperti, proprio nella speranza che si trovi un equilibrio per reggere questi 9 mesi che saranno di fuoco. Eh sì, no? Noi sappiamo che abbiamo un compito difficile, secondo me doppiamente difficile, perché è una squadra che si costruisce praticamente quasi dalle fondamenta e ottenere risultati subito non è facile. Però noi siamo convinti che con il lavoro, credendo in quello che si fa, con la determinazione, possiamo fare in fretta, diventare un gruppo e poi una squadra, perché non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna essere prima gruppo e poi squadra. De que tú me llames, después del huracán viene la calma, los sonidos se paran, no descuentan.